Allora, questa è una maschera che ha al suo interno un filtro, non è la prima maschera prodotta con un filtro, ma è la prima che ha un sistema di galleggiamento, che permette quindi di essere utilizzata da tutti i subacquei del soccorso in qualunque situazione, permettendone quindi l'integrità del filtro stesso. Una maschera che può essere utilizzata non solo nell'emergenza Covid, ma altresì in altri tutti i tipi di emergenza che possiamo riscontrare, e magari far dotare anche i bagnini lungo le coste italiane per il soccorso acquatico. Noi abbiamo condotto una serie di test anche insieme a un medico per vedere innanzitutto che vi sia una corretta apporto di ossigeno, una corretta ventilazione della maschera, quindi che il filtro in realtà funzioni correttamente. E altresì abbiamo condotto poi una serie di prove in mare, quindi con realizzazione di tuffi, il classico tuffo da salvamento, quindi gettandosi, cercando di tenere un po' la testa fuori dall'acqua, il nuoto in superficie e provando qualche immersione per eventuale recupero di infortunato sul fondo. Basta semplicemente prendere il filtro e inserirlo. Inserire il tappo, possibilmente allineato. Ci sarà questo galleggiante che in caso di immersione, per effetto della pressione dell'acqua, andrà a tappare un'apposita guarnizione che nella maschera originale è posta in questo livello. Andando poi a chiudere, praticamente questo sistema evita che in caso di immersione l'aria possa entrare accidentalmente nel canale di inspirazione e quindi andare in qualche modo a compromettere la sicurezza dell'utilizzatore. Una guarnizione che va a sigillare in qualche modo il filtro una volta che viene abitato. Inserire nell'apposita sede il tutto e andare. Diciamo, la cosa più difficile è stata chiaramente il dover pensare a un adattatore per un filtro così largo rispetto poi al canale di ingresso e uscita dell'aria. E abbiamo inoltre allungato il componente per evitare interferenze possibili con il casco. Presenta l'ingresso e uscita dell'aria decentrati rispetto al volto e quindi permette l'utilizzo dei vigili del fuoco con il casco indossato. Il pezzo fisicamente verrà alto circa un 2 cm di più. Il progetto è stato fatto per mantenere il galleggiante e diciamo il tappino del boccaglio originale in maniera tale da minimizzare il più possibile gli elementi da stampare. Praticamente andiamo a sostituire esclusivamente questo componente lungo.